Scatta l'allarme, c'è un incidente sui binari. In galleria, nelle vicinanze della stazione di Carovilli, coinvolto un treno storico, a bordo diversi passeggeri feriti. Ma fortunatamente si tratta di una simulazione, un'esercitazione promossa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise con il coordinamento della Prefettura di Isernia, iniziativa che rientra tra le attività di aggiornamento sull'utilizzo di strumenti di comunicazione in emergenza. L'evento prevede almeno due zone rosse, una prima incendio in galleria e poi ci saranno delle persone che si perderanno e quindi ci sarà l'esigenza dell'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco che farà una vera e propria operazione di verricellamento di una persona ferita che porterà sull'elicottero. Questa esercitazione serve per testare un sistema di comunicazione in emergenza, perché una cosa importante è riuscire a trasmettere in diretta l'evento che è successo, perché una descrizione per telefono non sempre è veritiera. Invece noi abbiamo messo una serie di postazioni che stanno trasmettendo in live, in diretta, su un canale streaming. È un sistema che va sperimentato perché è essenziale in calamità come terremoti, in calamità come alluvioni. Sul posto l'intervento di diverse componenti operative, presenti anche gli agenti della polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la protezione civile, sulle rotaie il veicolo bimodale dei caschi rossi, una ricostruzione minuziosa dei dettagli, utilizzato il treno del gruppo Ferrovie dello Stato. L'organizzazione di oggi, diciamo, già nell'ambito del gruppo Ferrovie dello Stato è stato qualcosa di importante che ha interessato la nostra bellissima linea storica Sulmona-Carpinone, su cui insomma avete potuto modo di vedere i fantastici treni che Fondazione FS ci mette a disposizione, che anche oggi ci ha messo a disposizione perché la sicurezza come ferrovie in generale è un nostro principio cardine. Le operazioni procedono spedite, il treno viene evacuato, ad attendere i passeggeri il personale dell'ASREM e del 118, la sezione di Isernia della Croce Rossa, il corpo dell'Ordine di Malta, curate le ferite, anche queste dettagliatamente simulate. Nel frattempo si conclude la ricerca dei dispersi, un grande evento formativo rivolto anche ai più piccoli, tanti studenti in visita alla stazione. I bambini, parte tutto da loro. E trasmettere a loro il senso di aiuto, di aiutare il prossimo in momenti di difficoltà, anche se non si fa parte di una determinata organizzazione, penso che sia uno dei compiti che ci dobbiamo mettere in testa di porre in essere, perché ecco, il futuro è in mano loro.